La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 12 agosto, buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, tagli agli statali, via in 200.000, pubblico impiego, allo studio un piano dell'esecutivo, l'ipotesi dei pensionamenti anticipati, le risorse recuperate, 2 miliardi, premieranno la produttività, primi contatti con i sindacati. Un fulmine sotto la pioggia, il mondo resta ai piedi di Bolto, il giamaicano domina i 100 metri, iridati, il dossier nel mirino delle società dei comuni, ecco il decreto contro gli sprechi. Altora di Letta, se cade il governo, a settembre pagheremo l'IMU, accordo sul service tax, c'è il nodo sulla rata di dicembre, Berlusconi frena i falchi, gli avvocati al lavoro per la grazia. Roma si toglie la vita a 14 anni, si uccide perché gay, scatta l'inchiesta, subito la legge contro l'omofobia. La Gazzetta del Mezzogiorno, avvisa i partiti, Letta si appoggia all'IMU, se cade il governo si pagherà, Alfano, noi Fortino antitasse, a settembre un piano casa per aiutare famiglie e imprese. Il premier in Azerbaijan agli alleati consiglia di fare un calcolo costi-benefici prima di lanciare l'ultimatum. Affazio una 33enne di Novoli, si tuffa e batte la testa sul fondale marino, grave un'infermiera. Estate, notte di San Lorenzo, super lavoro del 118, Salento, vivai di ambulanza in spiaggia, Palinuro muore per salvare dei bagnanti, oltre 100 interventi per giovani in stato di ebbrezza. I mondiali di atletica, la pioggia non ferma a Bolto, è il Dui, il signore dei 100 metri. Catania, fermati i due scafisti, si parla di una nave madre. La ministra Bonino, non c'è soluzione miracolosa. La Gazzetta di Lecce, notte di San Lorenzo, si tuffa dal catamarano e batte la testa sul fondale, grave, un'infermiera, e a Copertino, un 14enne, rischia il coma etilico. Gravissimo incidente in mare, l'altra sera a 300 metri dalla Strea, a Porto Cesario. I blitz dei carabinieri della compagnia di campi, nei lidi Calura e Tabù, Fashion Beach. Musica spenta per l'assenza di autorizzazioni. Ancora Porto Cesario, compie una rapina con la madre in auto, la donna, all'oscuro di tutto, aveva accompagnato il figlio a comprare le sigarette. Arrestato dai carabinieri, un 19enne di Copertino, Luca Zuccalà, che ha minacciato con un coltello dal sub il titolare di una tabaccheria. Omicidio Zucchero, scatta la caccia ai complici di Arseni e domani l'interrogatorio di garanzia. Gli investigatori intendono scoprire chi ha aiutato il 47enne. Infine il nuovo diario di Puglia, sbaglia il tuffo, gravissima, con la testa contro la sabbia, dramma durante la festa in barca. Ricoverata in rianimazione al Vito Fazzi, una giovane infermiera. L'incidente a Porto Cesario. Le scelte energetiche, il premier in Azerbaijan, TAP strategica, ma San Fuoco e protesta. Via da qui, il gasdotto. Emergenza alcol tra i ragazzi, in una sola notte soccorso in 120, allarme dei medici, tra i consumatori sempre più alto il numero dei minorenni, arrestato un copertinese, mamma vieni con me e va a fare una rapina. Impresa del Lecce, vince 4-2 a Terni e si regala il Parma, i giallorossi brindano in Coppa Italia. All'interno della prima pagina, Puglia che cambia, gli operatori al ministro, nuove norme per il turismo, Federalberghi, bene il binomio con la cultura, ma sì alle spiagge discoteca. Il trend, crescono le presenze degli stranieri, tedeschi in vetta, seguiti dai francesi, due le aree turisticamente privilegiate, il Salento e la Valle d'Itria. Il gasdotto nel Salento, Letta in Azerbaijan, TAP, opera strategica, l'incontro con il presidente Azero, fondamentale per l'UE, sono qui perché i costi energetici italiani sono troppi alti. Vendemmia, si parte con le uve bianche, oggi a Cantina Due Palme, taglio del primo grappo di Chardonnay, alla presenza dell'assessore Nardoni. La pagina è dedicata a Lecce, restituite subito 13 milioni, la provincia fa causa al Viminale e chiede il rimborso dei trasferimenti statali mai incassati. Le politiche sociali, trasporto studenti disabili, online il bando, domande entro il 30 agosto, servizio da settembre a giugno per 21 alunni. San Lorenzo si tuffa e batte la testa, infermiera, rianimazione, era in barca a Porto Cesario, rischia l'uso delle gambe. Allarme alcol tra i giovanissimi, in una notte 120 chiamate al 118, un 14enne in coma etilico, scardia, ospedale e pronto soccorso in emergenza. Infine andiamo con lo sport, il calcio, impresa del Lecce, si va a Parma, Coppa Italia, i giallorossi battono la Ternana 4-2, doppietta di Zigoni, poi assegno Salvi e Belazzini. Moriero, che carattere, ora restiamo umili, il tecnico dei salentini è felice, una buona gara, ma in campionato sarà molto più difficile. Prima divisione, mercato, il giorno di Dumbia e Ferrero, Rosafio al Viareggio, imminente l'annuncio dello scambio con la regina tra Benassi e Melara. Bene, anche per oggi la nostra rassegna termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...